E allora siamo con le nostre immagini a Coriano, che aveva dovuto incassare un brutto risveglio dopo la vittoria sul Castrocaro, il Tropical. Nell'ultima giornata infatti l'Argentana non aveva dato scampo ai riminesi, che quest'oggi si rimettevano in gioco in un'altra sfida casalinga, quella al Castenaso. Un match che inizia con questa occasione per Collini, che comunque avrà modo di rifarsi dopo aver sprecato l'opportunità al quarto d'ora di gioco. Ancora la possibilità per il Tropical con Guarino. Dalla parte opposta invece le conclusioni dalla distanza che fioccano, in questo caso Marzillo alto e poi anche alta la conclusione di Di Candilo. Tropical comunque in perfetta partita, c'è la possibilità per la conclusione di Ballarini, il suo sinistro che termina sul fondo. Spostiamoci con le nostre immagini al 41esimo minuto, una mischia, le proteste degli ospiti che non sortiscono alcun effetto, anzi ribaltamento di fronte. Tropical Coriano in attacco, sotto misura, uno tentativo di tacco che non riesce, alla fine si aggiusta il pallone Collini e da lì proprio non può fallire, bucata alla porta del portiere Brovarski, è il vantaggio del Tropical Coriano. 1-0 contro il Castenaso, partita che si mette bene, anzi benissimo, primo minuto del secondo tempo, la percussione di Alberighi, alla fine è Perazzini a trovare il centro dalla posizione opposta rispetto al cross arrivato da destra. 2-0, partita perfettamente incanalata per il Tropical, che però subisce il ritorno in partita del Castenaso. Barone si esibisce con una conclusione di collo pieno splendida per il 2-1, ma non è finita qua. Altro cross, quello di Di Candilo, ed è ancora Barone a trovare il colpo di testa che permette al 21esimo della ripresa al Castenaso di tornare in parità. Partita che a questo punto è bellissima, tutte e due le squadre la vogliono vincere. Collini che scarica per la conclusione alta da parte di Farnetti e poi ancora la possibilità per il Tropical con la palla viva, la battuta in area di rigore sempre di Collini, la respinta, ancora in attacco il Tropical, palla che alla fine non riesce a trovare il centro per il nuovo sorpasso. Insomma, si va in archivio questo match con un pareggio 2-2 tra Tropical Coriano e Castenaso.